Che bello, baby Andrea! Ciao! Ma siamo qui, io e te, i due maschioni. E quindi da maschio e maschio ti devo dire che devo portare mamma Claudia a cena, capito? E oggi la babysitter non c'è, capito? Quindi tu devi fare il bravo. Lo sai perché? Perché ti lascio ad Aurora e Noemi. Shh! Non lo dire a nessuno, non lo dire, non lo sperare a nessuno. Ciao a tutti ragazzi, io sono Papà Salvo. Oggi devo fare una sorpresa a mamma Claudia. Eh sì, perché io l'amo tanto, lo sapete che l'amo. E quindi ragazzi, lascerò il piccolo baby Andrea nelle mani di Aurora e Noemi. Saranno brave? Non lo so. Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Guardate che lunga mano che ha, ragazzi, è incredibile. E poi gli occhi, secondo voi? Di che colore saranno questi occhi? Non si capisce, baby Andrea, ce lo vuoi dire tu? Oh, ma oh, che vuol dire? Scusa, ma scusa. Che vuol dire? Dove sono i capelli, baby Andrea? Io non lo so, cioè, scusate, c'hai i peli come i peli delle mie gambe. Baby Andrea, devo sbrigarmi e devo andare. Sì, tu stai facendo i tuoi esercizi. Andrea, mi raccomando, eh. Io adesso ti lascio con Aurora e Noemi. Mamma Claudia non sa niente, deve essere una cosa tra noi, capito? La mamma Claudia sa che arriva la babysitter, capito? Ah, bravo, e appunto dice, sì, papà, io ho capito. No, non ho capito. Non ho capito niente, non capisce perché ancora è piccolino, ragazzi. Vado, baby Andrea. E allora ti metto qui al centro del letto così non puoi cadere. Prendiamo quest'altro cuscino, metto così, ok. Poi lo prendiamo qui sotto la testa in modo tale che lui non si fa male e boom! Eccoti qua. Poi ti metto questo cuscino qui, poi metto questo cuscino qui. Ok, forse non puoi cadere. Adesso qui non puoi cadere sicuro. Cioè, ciao, baby Andrea! Ciao, Ragazzi, non mi resta che chiamare Aurora e Noemi subito qui e andare a vedere mamma Claudia a che punto è. Da questa parte c'è mamma Claudia che si sta preparando, di là c'è baby Andrea e qui, ragazzi, ci dovrebbero essere le bambine che diventeranno le babysitter per 24 ore per Andrea. Guardatele. Guardate qua, ragazzi, stanno già giocando a mamma e figlia. È preciso così, mamma e figlia. Io gli do il figlio, quindi gli do ad Andrea. Sì. Guardate che sono bravi. Ciao ragazze! Ciao, perché ti ho disturbato? Come ti ho disturbato? Io non vi disturbo mai. Scusa, cosa stai facendo tu, baby Andrea? Ma scusa, ma sei diventata piccolina? Perché lei è al biberon? Perché siamo giocati a mamma E ti pareva. Vuoi giocare a mamma e figlia in modo proprio ancora più bello? In modo più, come dire, reale? Come? Invece che fingere Noemi di fare la bambina piccola, fai finta di piangere, vediamo come piangi. Oggi Aurora e Noemi avete un ruolo fondamentale, sai cosa? Quale? Oggi, per la prima volta in assoluto, ragazzi, Io lo so! farete le babysitter per 24 ore! sì, ma lo sapete per chi? Sai perché? Per noi, così 24 ore compriamo le cose, sì. Ma cosa stai dicendo? Ma non hai capito niente. Per chi? Un dentrè, ma cos'è? Con Andrea. Con baby Andrea, sì, Auri, perché è successa una cosa gravissima. Mi Dimmi. dovete salvare, veramente ti dico. Allora, in poche parole, che è successo? La babysitter doveva venire e non viene. E quindi io e la mamma dobbiamo uscire a tutti i costi perché ho prenotato un tavolo di 150.000 Io euro. entro nello zaino con te. Io ho paura di stare da sola. Ma cosa stai dicendo? Ma no, ma no, mi dovete salvare, ragazze. L'unione fa la forza, è vero? Voi siete fate parte della mia famiglia, è vero? E cos'è la riunione? Ma qual è riunione? Ho detto l'unione, non la riunione. L'unione fa la forza. Ecco, bravo. Ciao ragazzi, finalmente possiamo incontrarci. Eh sì, papi, l'11 novembre saremo al Teatro Atlantic di Torino. Per un fantastico show insieme a tutti voi. Mamma, ci siamo anche noi. Ma certo, vi aspettiamo tutti. Andate a prendere subito i biglietti su Ticket One. Vi lasciamo il link giù in descrizione. Noi siamo i Cavalieri Family. Vi aspettiamo. Ciao.
Ho convinto Aurora e Noemi a tenere baby Andrea, così possono farlo giocare qui con le bambole, possono cambiare il pagnolino, possono dargli il latte e insomma, che dire, prendersi cura di lui. È giusto che comincino a prendersi cura di suo fratello, scusate, no? Giusto? Io sto sbagliando? No, pure non lo so, ragazzi, sto facendo la cosa giusta. Scrivetelo giù nei commenti e fatemelo sapere. Ragazzi, e voi? Avete mai fatto il babysitter a qualcuno? A vostro cugino, a vostro fratello, a vostra sorella? Scrivete giù nei commenti il loro nome. E perché, ragazzi, fare il babysitter oggi è difficilissimo, però è anche bellissimo. Dovete essere molto ma molto bravi. E Aurora è veramente una mammina impeccabile. E quindi, ragazzi, oggi lo lascerò qui a casa. E sì. Non posso uscire senza babysitter e lasciare una bambina di 9 anni con due bambini piccoli. E vabbè. Ok, vado da mamma Claudia. Ciao mamma, ciao. Cosa stai facendo? Come cosa sto facendo? Scusa, mi sto truccando, mi sto facendo bella. Stasera è una bellissima serata. Vedo. Io sono emozionata, guarda, veramente, sì. Grazie. Mamma, lo sai che ho speso tantissimi soldi? Appunto. Ma scusa, sto facendo bella. Baby Andrea, perché ce l'hai tu in braccio? Stava piangendo, amore. Io mi devo finire di preparare, manca poco, dobbiamo andare, ora arriva la babysitter, non è che ci può trovare sempre qua, che non siamo pronti, noi siamo sempre in ritardo e stavolta non posso arrivare in ritardo, è una serata speciale, dai, su. Ah, già, vero che arriva la babysitter, mamma, e forse sta arrivando la babysitter, devi sbrigare e arriva subito, anzi, lo sai che c'è, devi uscire prima tu di casa e poi esco suonare? Io. Prima devi uscire, prima tu di casa, poi arriva la babysitter, capito? E dove devo andare? È in macchina. Sì. È meglio che lo lasci tu, dici, magari piange, sì, mi vede che vado via. Spiego tutto io alla babysitter. Giusto, magari tutto poi io. Piange, vede che non ci sono. Esatto, va bene, mi sembra esatto. Giusto, papi. Va bene, sì. Io dammela a me, dammi un bebè. Va bene, dai, fai tu, io tanto mi devo solo. Ecco. Mamma, tu puoi andare, ok? Ciao. Ah, ok. Salutiamo alla mamma. Ciao mamma. E noi stiamo iniziando a piangere. No, è bravo, lui sei con la babysitter, vai tranquillo. Vabbè, allora è meglio che vado. Visto perché mi vede che vado via. No, la mamma non va via, amore. No, non vado via, amore. Ciao mamma. Vabbè, ciao. Io ti aspetto giù. Sì. Ok. Ciao. Ragazzi, ho fatto andare via la mamma. Hai capito che sei un piccolino che vuoi stare sempre con la mammina? Vieni qua. Un problema ancora, già che ce n'è pochi problemi. Che è successo? Dimmi. Cosa? Trovi Noemi. Ma come, non ti ha neanche lasciato da sola a fare la babysitter e non trovi più Noemi? In che senso? Scusa, dov'è? Ma no! Ma cosa fai? Ma si muove qualcosa? Ma no! Eccola, io lo sapevo che era questo. Ma cosa stai facendo? Amore mio, cosa dobbiamo fare, amore mio? Mamma mia, ho speso 150.000 euro, non me ne posso capacitare, ragazzi. E baby Andrea, stai puzzando! No! Devo farlo cambiare, lo faccio cambiare da loro, scusa, io non ci riesco a cambiare. E Aurora! Auri! Vieni qua, ha fatto la cacca, come si fa a cambiare? Me lo dici tu? Me lo dici tu a me? Non lo so. Facciamolo insieme, andiamo. Ragazzi, voi avete mai cambiato un pannolino? Papi, vieni qui, ci penso io. Vabbè, allora, va. Serve questo, ok, quindi la protezione solare, poi. Ma che? No. È la cremina. La crema protettiva da mettere nel sederino. Il pannolino per asciugare tutti i sudori di papà. No. Ok. È per cambiare il pannolino e metterglielo qui. Deve essere pulito. Va bene. Apri il body. Poi facciamo così. Allora stiamo attenti di aprire il pannolino, se no lui ci vuole vivi addosso. Ora c'è il pisellino di fuori, non vi posso far vedere. Giratevi. Ragazzi, è un disastro, la mamma è giù che sta aspettando. Io devo lasciare a loro baby Andrea, che non lo so se sanno fare le mammine. La crema la metto io. Mettila. Papi, ti vuoi fidare? Guardate che tranquillo, ragazzi. Guardate che tranquillo.
Non arriva più, non lo so, lo sto aspettando da un'ora qua fuori, non è più arrivato, non lo so, ma ora, cioè, devo chiamare anche perché facciamo tardi, non capisco cosa sta facendo. Poi la babysitter era arrivata, cosa sta facendo? Voi lo sapete perché ancora non è sceso? Boh, scrivetelo giù nei commenti, fatemelo sapere, ora lo chiamo perché, cioè, è come al solito. Prenditi a baby Andrea, ok, io devo andare dalla mamma, devo andare, ok, mettilo, Noemi... Noi vieni anche qua, anche tu, hai preparato qualcosa di là? Dice che Noemi ha preparato una culla magica per baby Andrea. E vabbè, io vado, eh. Ciao. Tu sarai brava? Sì, certo. Tuo fratello? Ok, vado. Papà, puoi stare sicuro, non ti preoccupare. Ho preparato una culla. Aurora, ricordati il biberon non tra un'oretta, sì. E poi il pannolino, la poppata e poi stasera nanna presto tutti, ok? Ciao. Faccio finta di chiudere la porta. Ciao. Mi metto qua. Andrea. Oh, guardate, già piange Andrea. Mamma mia, ragazzi, faranno qualcosa di male. Aia. Ma sono brave, vero, però. Cioè, devo dire la verità. Mettete un voto da 1 a 10 per Aurora e Noemi. Sono delle sorelline super. Però, ragazzi, non me la sento di lasciarle da sole. Ma che padre incosciente. Oh, sta suonando il cellulare. Se si accorgono di me. Aspetta, metto qua. Pronto? Mamma, ciao. Ma cosa stai facendo? Dove sei? Io ti sto aspettando qua da un'ora. Per piacere, mi dici perché non sei ancora sceso? Devo tornare su? Vabbè, arrivo. Ecco, lo sapevo che finiva così, devo tornare su, cioè non lo so, guarda, veramente ne combina sempre una. Sì, va bene, vieni, ti aspetto. Ragazzi, mamma Claudia è arrabbiatissima perché ha capito che la babysitter non c'è. E fanno anche i discorsi, ma cosa gli stanno dicendo? Forse gli stanno dicendo: papà Salvo non ci sta con la testa, gli ho fatto la pipì addosso. E invece, basta, sta arrivando mamma Claudia, ragazzi, la sentite? Mamma mia, come sta salendo le scale. Ragazzi, secondo me è arrabbiatissima nera. No, è arrivato. Vorrei capire. Ciao ragazzi, finalmente possiamo incontrarci. Eh sì papi, l'11 novembre saremo al Teatro Atlantic di Torino per un fantastico show insieme a tutti voi. Mamma, ci siamo anche noi. Ma certo, vi aspettiamo tutti. Andate a prendere subito i biglietti su Ticket One. Vi lasciamo il link giù in descrizione. Noi siamo i Cavalieri Family. Vi aspettiamo. Ciao, a presto. È un'ora che ti aspetto giù Nel parcheggio. Ancora non sei arrivato, ma la babysitter dov'è? Perché mi hai fatto salire? C'è un po' di pipì, amore. Ma come un po' di pipì? È un'ora che ti aspetto, sono pronta, andiamo o no? No. Sto sentendo piangere. Vai. Che succede? Dov'è la babysitter? Non c'è. Come non c'è? Che cosa hai detto? La babysitter ci ha dato buca. E perché non me l'hai detto? Perché Aurora è brava! Papi, tu volevi lasciare un bambino di 2 mesi e poco più a 2 bambine? Eh sì, ma ha fatto pure la pipì addosso! Ma tu sei impazzito! Dove sono le bimbe? Dove sono? Di là! È qui! Tutto a posto, mamma! È tutto a posto, mamma! Papi, io lo so che Aurora è una sorella maggiore strepitosa e Noemi anche. Sono brave, gli danno il biberon, aiutano, cambiano il pannolino. Ma non si può fare, papi, non si può lasciare un neonato a 2 bambine, ok? Che cosa vuoi che ti dica, mamma? Io per me niente, è una cosa papi, giusta. Niente, papi, che non lo farai mai più e soprattutto... Che puzzi ti vai a lavare? Questo vorrei sapere e sentire. Vabbè, allora vado a lavarmi, ciao mamma. Grazie, vatti a lavare per piacere. Ragazzi, tutto è bene quel che finisce bene, perché poteva veramente accadere qualcosa di drammatico, ok? Ragazzi, se anche questo nuovo video vi è piaciuto, ricordatevi di... Mamma, siamo state bravissime! Vero, ma cosa devono fare loro ora? Iscrivetevi al canale Cavalieri Family, cliccate sulla campanella. Ah, avete visto le pubblicità che sono passate del nostro teatro? Quindi ragazzi, che aspettate? Cliccate giù il link in descrizione e andate a prendere i biglietti su Ticket One. Ma ricordate, noi siamo i Cavalieri
Family! Ragazzi, oggi niente solletico. Il solletico ve lo faremo a Torino, vero mamma? È vero, solletico per tutti quelli che verranno a trovarci a teatro nel nostro fantastico show. Ciao a tutti ragazzi e andiamo a... Ci chiudiamo con Andrea. Ciao, Vicoletto. Aspetta, aspetta, aspetta! Non te ne andare. Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui se vuoi continuare a guardare uno dei nostri video. Ciao a tutti!